E bentornati, il video di oggi è dedicato ai tulipani. Oggi vi faccio vedere come li coltivo io per ottenere questi risultati sia nelle aiuole in giardino che anche per ottenere degli ottimi fiori recisi da utilizzare in mazzi e composizioni varie. Ma partiamo dall'inizio, ovvero dalla piantagione. In questa aiuola, come potete vedere, ho piantato i bulbi di tulipano molto vicini tra di loro, proprio come fanno un po' i professionisti coltivatori, i flower farmer. Sostanzialmente per due motivi. Il primo è perché così ho potuto sfruttare al massimo questa aiuola, perché ho messo più di 20 varietà di tulipani diversi in questo piccolo spazio. E in secondo luogo perché mi piace tantissimo l'effetto che fanno così tutti raggruppati assieme come un ammasso colorato quando fioriscono. Bellissimo. I tulipani vanno messi a dimora in autunno in un terreno che sia soffice, ricco di sostanza organica e anche ben drenante. I tulipani che vedete in questa aiuola erano quelli che avevano avuto quel grossissimo problema di muffa l'anno scorso quando li ho messi a dimora. Magari qualcuno di voi si ricorda da un video precedente. Li avevo ordinati online da questo sito che ha del materiale fantastico. Non sono sponsorizzata a dirlo, ma mi trovo veramente molto bene. Il sito dal quale li ho ordinati si chiama farmergracie.uk. È un sito inglese con base in Olanda come fornitura, magazzino centrale, diciamo. Li avevo ordinati, me li avevano mandati, aperto la scatola, controllato veloce, tutto a posto, però non avevo il tempo di metterli a dimora, un po' se non sbaglio perché in quel periodo pioveva spesso, quindi li ho lasciati in un posto buio e fresco, pensando quando smette di piovere poi li metto a dimora. Il problema è stato che dopo 2 settimane nella scatola, in un posto così buio e fresco, hanno fatto tutti uno strato di muffa, quindi alcuni erano proprio tanto danneggiati, ho dovuto togliere uno strato al bulbo. Siccome è come una cipolla, basta togliere lo strato esterno. Avremo un bulbo più piccolo, però salviamo il bulbo invece di buttarlo del tutto. Altri invece erano un po' meno danneggiati, però la muffa comunque a piantarli così come erano sarebbe andata avanti e avrebbe compromesso tutta la coltivazione. Quindi ho pensato di fargli fare un bagno disinfettante in acqua e bicarbonato e devo dire che sono molto molto contenta di averlo fatto perché effettivamente ho salvato tutte le mie piante. Come potete vedere sono spuntate dal terreno, quindi significa che sono sopravvissute. A questo punto, quando le foglie spuntano dal terreno, dobbiamo cominciare ad innaffiare, perché finora non è stato fatto. Vengono innaffiate solo al momento dell'impianto, la prima volta quando si mettono a dimora, e poi non bisogna più innaffiarle, bastano le piogge eccetera che avete nella vostra zona, finché appunto non spuntano dal terreno. In questo momento possiamo cominciare ad irrigare regolarmente e anche ad aggiungere un po' di fertilizzante liquido all'acqua delle irrigazioni, magari una volta ogni 2 settimane o ogni settimana a dipendenza un po' del vostro fertilizzante a disposizione. Questo permetterà di garantire la presenza costante di tutte le sostanze nutritive che il bulbo ha bisogno sia durante la fioritura che durante l'immagazzinamento per la fioritura dell'anno successivo. Ora, se vogliamo raccoglierlo per utilizzarlo per fare delle composizioni o dei mazzi di fiori, bisogna fare in modo di raccogliere un tulipano che non sia completamente aperto, specie per le varietà doppie. I tulipani si aprono e si chiudono in base alla luce del sole. Questo avviene molte volte nel nostro giardino, ma se noi lo vogliamo raccogliere per utilizzare come fiore reciso, questa operazione deve essere stata fatta il meno possibile, perché sennò la sua vita nel vaso è più corta. Possiamo raccoglierlo ovviamente, ma durerà molto meno. Il momento più opportuno per raccogliere qualsiasi tipo di fiore, anche il tulipano, è o la mattina presto oppure la sera. Mai raccogliere dei fiori quando c'è il sole, perché questo è un momento molto delicato, si rischia di creare uno shock al nostro fiore reciso che poi diventerà triste, si vedrà che non sta bene. I coltivatori professionali, per avere il gambo più lungo possibile, lo recidono praticamente a livello del suolo. Questo non permette a nessuna foglia di rimanere attaccata al bulbo e quindi non avrà la possibilità di immagazzinare le sostanze nutritive per fiorire di nuovo. Quindi i coltivatori professionali li coltivano come delle annuali, un fiore e poi si butta tutto quanto. Capisco che sia il metodo industriale che possa
funzionare a grandi livelli, però io intendo invece avere un gambo un po' più corto ma mantenere la vita nel bulbo per più tempo possibile. Quindi quando andrò a recidere il mio fiore da utilizzare come fiore reciso, faccio attenzione di andare sì in profondità per avere una certa lunghezza di gambo, ma di lasciare sempre almeno 2 se non 3 foglie attaccate al bulbo. Questo permetterà appunto l'immagazzinamento delle sostanze nutritive necessarie per fare in modo che fiorisca l'anno dopo. Una volta reciso va messo subito nell'acqua fresca. Se volete fare delle composizioni che durino per diversi giorni, è importante che i fiori stiano in un ambiente fresco e buio, perché questo appunto evita al fiore di aprirsi e di maturare più velocemente. Quindi possiamo fare la nostra composizione e poi tenerla in un luogo fresco e lontano dalla luce del sole. Ricordiamoci anche che quando facciamo le nostre composizioni utilizzando dei fiori che sono chiusi, poi dopo si apriranno e occuperanno molto più spazio rispetto a quello che state facendo adesso, quindi valutatelo quando riempite le vostre composizioni, specie quelle con la spugna, perché poi avere troppi fiori tutti assieme e i tulipani che si aprono occuperanno lo spazio di altri fiori dandosi un po' fastidio. Questo va calcolato. Se invece avete dei fiori che sono tanto chiusi, è bene metterli in un posto luminoso e relativamente a temperatura ambiente, quasi calda, così almeno i fiori si apriranno più velocemente. Se invece vi piace averli in giardino, l'unica cosa da fare è quella di recidere al più presto i fiori appassiti. Questo eviterà che il bulbo sprechi le sue energie nella produzione di semi, che tanto comunque non sarebbero in grado di fiorire prima di 7 o 8 anni. Quello che faccio io è passare regolarmente e togliere proprio solo il fiore, e lascio tutto il gambo del fiore appassito, in modo che anche tutte quelle sostanze che sono presenti ancora nel gambo stesso del fiore possano rientrare nel bulbo e immagazzinarsi lì dentro. Adesso viene quella parte che spesso crea confusione in chi non è molto pratico di giardinaggio, ovvero cosa faccio dopo che il tulipano è sfiorito, lo tiro su, lo lascio giù, cosa devo fare? Io personalmente non li tolgo dal terreno a meno che non voglio separare i bulbilli ed avere questa varietà in più zone del mio giardino. Se ce li ho nell'aiuola, li lascio lì, in modo che possano moltiplicarsi lì dove sono. I tulipani, come i narcisi, sono dei fiori che hanno bisogno di fare un periodo al freddo, hanno bisogno di almeno 3 mesi a temperature inferiori ai 5 gradi. Quindi il nostro inverno qui in Ticino, ma anche in Alta Italia, è perfetto per lasciarli esattamente lì dove sono. Anche se li avete nel vaso, li potete lasciare lì e poi sopra potete seminare o piantare delle piantine con un apparato radicale, diciamo così, non troppo invadente, magari come delle petunie o dei gerani. L'importante è che resti un minimo di umidità. Spesso e volentieri qualcuno mi dice: ma prendo il vaso, lo metto in un posto in cui non prende più l'acqua e lo dimentico lì fino a primavera. Se nella vostra zona è abbastanza umido, la cosa funziona, ma se vivete in una zona molto arida, dove in estate le temperature si alzano parecchio e l'umidità nell'aria è poca, questa lavorazione, ovvero non bagnarli più i nostri bulbi di tulipano, potrebbero seccare, quindi non è proprio una cosa ideale da fare. Io mi sono resa conto che nella mia zona posso lasciarli tranquillamente nelle aiuole, sopra seminare o piantare altre piante che vengono bagnate durante tutta la bella stagione e i tulipani non soffrono per niente. Questo a patto che siano piantati in una zona molto ben drenata. Un'altra cosa molto importante per avere dei tulipani che fioriscono tutti gli anni in modo rigoglioso è quella veramente di lasciarli ingiallire e seccare lì dove sono, senza toglierli per forza da nessuna parte. C'è chi li toglie e li mette in un vaso da qualche altra parte, ma secondo me è un po' scioccante a livello radicale questa procedura. Magari funziona, dipende un po' dalla zona in cui si vive. Secondo la mia esperienza è meglio lasciarli completamente seccare nell'aiuola o nel vaso in cui sono. È vero, in questo periodo, quando stanno ingiallendo, non sono belli da vedere, quindi l'aiuola risulta disordinata, però
Potete sempre fare come faccio io, ovvero trapiantare delle altre piante in mezzo alle vostre, ai vostri tulipani, in modo che loro cresceranno e nasconderanno le foglie che avranno tutto il loro tempo per ingiallire tranquillamente e voi avrete sempre l'aiuola bella e rigogliosa o fiorita. Inoltre è anche importante, secondo sempre la mia esperienza, continuare ad innaffiare i vostri bulbi di tulipano con un po' di fertilizzante in modo regolare anche durante la fase di appassimento. Questo perché così noi andiamo a garantire nel terreno tutte le sostanze nutritive di cui il bulbo ha bisogno, primo per rifiorire rigoglioso l'anno prossimo. E in più, l'energia in più, le sostanze nutritive che ci saranno in eccesso andranno a formare dei bulbilli che avranno già una misura tale da poter fiorire l'anno successivo. In un video precedente avevo detto di separarli perché sennò toglievano troppa energia al bulbo principale, il che è vero per diverse varietà. Però mi sono resa conto che bagnando regolarmente le piante che ho seminato tra i tulipani durante l'estate con il fertilizzante ha dato vita a molti più tulipani e che hanno già fiorito subito la stagione dopo. Quindi vuol dire che c'era talmente tanta sostanza nutritiva in più che i bulbilli si sono già trasformati in una stagione sola in bulbi principali, il che è perfetto perché vuol dire che la moltiplicazione avviene in modo eccezionale. Come potete vedere, i tulipani su queste terrazze sono lì già da due stagioni. La prima hanno fiorito benissimo, poi avevo un po' il dubbio, avendoli lasciati nel terreno e avendo seminato altre piante sopra, perché mi ero detta magari bagnandoli tutto l'anno i tulipani soffrono, e invece, come potete vedere, la fioritura di quest'anno è stata molto più abbondante e rigogliosa rispetto alla prima, quindi sono veramente molto molto felice. E tutto questo comunque è sempre perché in questa zona il terreno è veramente molto drenante. Qui ci sono praticamente solo sassi e ben poca terra, quindi presumo che questo sia veramente un fattore determinante al funzionamento, cioè a bagnare il vostro bulbo anche durante l'estate. Come potete vedere, qui avevo piantato delle cassette piene di tulipani. Avevo fatto in questo modo perché volevo fare un esperimento. Aveva due scopi questo esperimento. Il primo era quello di piantarli in cassette per poterli spostare velocemente poi adesso in questo periodo quando stanno sfiorendo e avere subito la mia aiuola a disposizione. E il secondo scopo era quello di proteggere le daglie che ho lasciato nel terreno quest'anno qua sotto. Proprio perché nella mia zona le daglie sono un po' una lotteria. Dipende come va l'autunno e l'inverno, se sono troppo piovosi le daglie muoiono, marciscono e muoiono. Se invece è tanto secco, come questo inverno, il freddo, diciamo così, sono protette dalle cassette per quello che riguarda il freddo e sopravvivono bene all'inverno. L'anno scorso avevo posizionato un mucchietto di terra su ogni daglia che ho lasciato nel terreno ed effettivamente aveva funzionato. Quest'anno mi sono detta, invece di mettere terra e basta, mettiamo la cassetta piena di terra e in questa terra ci pianto i tulipani, così hanno una doppia funzione, sono belli da vedere, utilizzo il terriccio e proteggo la daglia, quindi wow, una situazione vincente sotto tutti gli aspetti. E adesso andiamo a vedere se effettivamente ha funzionato, come potete vedere qui, sotto a questa cassettina di giacinti che ho spostato l'altro giorno, stanno spuntando i primi germogli di daglia che ho lasciato qui sotto. L'ho spostata due giorni fa perché ho visto che stavano crescendo, ma appunto tutti schiacciati dal peso della cassetta. Adesso che hanno preso la luce del sole, invece guardate che belli, sono già belli dritti che aspettano solo di crescere. Un altro fattore comodo di piantare questi bulbi nelle cassette è che mi permette di spostarli velocemente quando saranno appassiti, spostarli in un'altra zona del giardino e avere subito a disposizione la mia aiuola. In questo caso ho sotto già le daglie, però invece in un altro magari farò così ancora quest'autunno su altre aiuole che ho qui nel giardino rialzato, proprio per aver subito del terriccio coltivabile e non dover aspettare per forza che appassiscano in loco i tulipani.
I tulipani che invece ho in questa zona sono stati piantati molto vicini tra di loro, quindi diventa difficile seminarci attraverso altre cose per poterli lasciare ingiallire e seccare tranquillamente. Quindi quest'anno diciamo che questo è stato anche questo un esperimento, le ho piantate così, le lascerò così ingiallire fino a che non saranno secche e poi toglierò il bulbo dal terreno e lo separerò, ma questo è solo una questione personale per come sto coltivando io, perché ho bisogno di molti più fiori da poter coltivare e vendere, ovviamente a costo sempre limitato. Ma se voi li avete in giardino nelle vostre aiuole, non è necessario assolutamente fare tutto questo travaso e tiro su e posto, sposto di qua e sposto di là. Non è assolutamente necessario. Bene, per il video di oggi è tutto, spero che queste informazioni possano essere state utili a chi di voi magari aveva ancora qualche dubbio sulla coltivazione dei tulipani. Prossimamente parleremo di dahlie, vi farò vedere dove le ho piantate in giardino quest'anno, in una nuova location, proprio costruita a proposito. Quindi io vi aspetto nei prossimi video e vi ringrazio.